Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al Covo di Weevil. Io sono Stefano e oggi mi sono messo elegante per questo video. No, non è vero, ero vestito così, volevo girare il video subito, una voglia di cambiarmi. E guardiamo la finale del regionale di Orlando. Si è tenuta pochissimi giorni fa. Questo è il primo grosso torneo dopo l'Ewic, che era il primo grosso torneo dopo la rotazione. In finale vediamo già che c'è un Charizard Pidgeot contro un Ancient Box. Quindi non ci sorprende vedere Charizard così in alto. Sono contento di vedere che Ancient Box sta già iniziando a fare dei risultati ancora più notevoli di quelli dell'Ewic, che già erano buoni risultati. Questi due giocatori non li conosco, vediamo un attimo i premi, che ho già bloccato su questi premi. Vedo che il giocatore di Charizard ha nei premi Charizard lucente, e questa non è una gran bella cosa. Questa pietra sarà molto utile a un certo punto della partita, però comunque dovrei pescarla in tempo, e anche la chiappa Pokémon eccellente è uno degli ultimi premi che pescherà. Mentre Jake non sembra avere dei brutti premi, quindi bene così. Direi che iniziamo a guardarci questa partita. Io come al solito l'ho velocizzata a 1.5 per, e adesso vediamo se se giocano particolarmente veloci, magari rallento. Intanto skippiamo un po' mentre si settano. Ok, comincia Charizard. Vedo che non ha problemi a mettere in gioco un po' di Pokémon. È partito con 4 Pokémon base in mano. Vabbè. Ok, ottima partenza. Mancava l'energia, ma fa niente, anche perché in realtà Jake potrebbe già fare un KO al primo turno. È partito con Krillin alato, quindi se Liam avesse avuto Rotom in posizione attiva non avrei potuto utilizzare l'abilità, perché Krillin alato blocca l'abilità del Pokémon nella posizione attiva dell'avversario. Jake usa Minor Ball, con cui prendo Luna Ruggente. Questo mazzo è veramente bello, ho appena fatto uscire un video tra l'altro su questo mazzo. Adesso, questo video che stai vedendo adesso lo sto girando lunedì sera e dovrebbe uscire martedì all'ora di pranzo, quindi vuol dire che il video su Ancient Box l'ho pubblicato ieri, se starei guardando il video subito. Ed è un mazzo veramente bello, ve lo consiglio tanto. Penso che sia anche abbastanza economico, perché sì, sono tutte carte rare, però non sono carte V, X, eccetera. Ok, un po' di energia negli scarti, non è un grosso problema assolutamente. Gioca l'energia fuoco, interessante. Quindi magari la gioca per attaccare con Coraidon, con cui puoi usare il secondo attacco e attaccare Noivern EX, per esempio. Esploratore, con cui scegli 2 carte e 4 le scarte, quindi una carta che ti fa consumare un sacco di risorse, ma tenete presente che Luna Ruggente farà tanti più danni quante più sono le carte tempo passato negli scarti, quindi va bene scartare tante carte in questo mazzo. Anfora terrestre, scartando vediamo cosa. Un po' indeciso, scarta una Penny, interessante. Ecco, Penny è una carta che nella lista su cui ho fatto il video non c'era, ma che mi avrebbe fatto vincere una partita che invece ho perso, ma non vi dico quale, guardate il video e lo scoprirete. Quindi bella aggiunta questa di Jake. Infatti quello che dicevo in quel video era: la lista su cui ho fatto il video è molto buona, però secondo me col passare del tempo verrà sempre migliorata un po' di più fino a quando diventerà veramente, veramente un top tier, uno dei mazzi più forti del formato. E già qui ho visto qualche piccola modifica che mi piace molto, ad esempio questa Penny. Jake prende Greninja, così almeno pesca un paio di carte scartando un'energia. Energia negli scarti non sono un problema, perché comunque lui gioca Olim, con cui puoi riassegnare energie, quindi anzi, Greninja è una carta particolarmente forte in questo mazzo. Comunque partenza tranquilla, Io mi aspettavo che il mazzo Ancient Box molto spesso attaccasse fin dal primo turno. In realtà ogni volta che l'ho visto giocare non l'ha fatto, quindi forse era un'idea mia che potesse attaccare al primo turno, quando in realtà è una cosa che non capita neanche troppo spesso, perché effettivamente non gioca neanche tanti modi per ritirare i Pokémon, quindi se parti Luna Ruggente carichi con Sada, no? Stavo pensando a Distintivo Oscuro, però non lo gioca neanche solitamente questo mazzo. Comunque Liam si prende altri Pokémon da mettere in panchina, quindi il problema di riempirsi la panchina l'ha risolto in un attimo. Vediamo se gioca anche Bibarel. Non è nei premi, quindi suppongo che non lo giochi, perché sennò l'avrebbe messo in panchina. Quindi questa è una lista un po' diversa da quella di Tord e un po' diversa da quelle che hanno fatto successo a Perth in Australia, perché contemporaneamente a questo regionale ce n'era un'altra in Australia in cui praticamente solamente Charizard ha vinto, cioè tipo i primi 8 posti c'erano 6 Charizard e tanti giocavano Bibarel. Rotom in posizione attiva, attenzione, non puoi usarlo però. Quindi è partito male Liam, eh? Diciamo che ha messo in posizione... Ah ok, mette Greninja, così può usare Rotom. Ha messo attivo Rotom perché probabilmente Jake non riuscirà a metterlo KO in un attacco il prossimo turno. Ma Liam... Ah, c'è Bidoof intanto, non mi ero accorto. Liam gioca a Macerie dello Stadio, cioè senz'altro la giocherà. Quindi può farsi danneggiare Rotom e poi scartarlo. E così è come se Jake avesse buttato un turno d'attacco. Quindi mi piace questa giocata.
Intanto è arrivata Olim, quindi un po' di energie vengono assegnate. Vediamo se ora Jake riesce a ritirare Greninja. Mamma mia, questo non mi è piaciuto. Vediamo se riesce a ritirare e ad attaccare. A fare il KO non penso, anche se in effetti le carte negli scarti sono tantissime. Ah, guarda che le sta segnando, 9. 9, quindi sono 160 danni, mancano ancora 3 carte negli scarti. Vedo che ha in mano, esatto, la carta asso tattico dei Pokémon tempo passato. Ok, un altro Pokémon in gioco. Ok, lui pesca 3 carte adesso, una per ogni Pokémon tempo passato in gioco, una carta davvero fortissima. Non credo che riuscirà a ritirare, però è anche vero che ha l'anfora terrestre in mano, con cui può prendere l'energia e assegnarla semplicemente. In questo turno non ha ancora assegnato. Perfetto, energia lotta, energia buio. Ha scartato, tra l'altro, ci sono credo che sia 180 danni adesso, dovrebbe ancora forse aggiornare, ecco, 5, no, 6, ne ha scartato una in più, non mi sono accorto di quale, vabbè certo la carta asso tattico. Scusa, 120 più 70 fa 190. Non vuole fare il KO su Rotom? Cosa mi sta sfuggendo? Mi sfugge qualcosa? Rotom ha 190 punti salute. Se ha 12 carte negli scarti, farebbe 190 danni. Cosa mi sta sfuggendo? Ditemelo nei commenti. Magari sono qui che commento velocemente e mi sfuggono cose ovvie, però... Cioè... Come ha ritirato quel Greninja, poteva mettere attivo tranquillamente Luna Ruggente, ha due energie assegnate, perché non ha fatto il KO? Vediamo, vabbè, avrà avuto i suoi motivi, ci mancherebbe, ragazzi, parliamo di uno che ha vinto 11 partite, ne ha persa una sola, ha fatto 3 pareggi, quindi magari nel primo round può capitare che magari si trovi un giocatore che ha appena iniziato a giocare e magari a volte fa qualche misplay. Questo... non sarà stato un misplay, ci sarà stato un motivo preciso per cui Jake non ha fatto questo KO. Non mi viene in mente nessun motivo valido per cui non fare il KO, però vedremo. Tanto Liam è settato, perché quando hai Charizard e Pidgeot in gioco, bene o male fai quello che vuoi. Ora arriva anche Bibarel. Devo dire che, allora, a me sembrava strano all'inizio giocare Bibarel insieme a Pidgeot. Mi dicevo, ma cioè, perché giocare 1-1 Bibarel se hai già Pidgeot? In realtà, veramente, ti rende questo mazzo ancora più forte di quello che è. Già è fortissimo anche senza Bibarel. Con Bibarel è ancora meglio. Cioè, arriva a un certo punto della partita che non puoi più perdere, perché se ti fanno Kissara o Petra da 1 a 2 carte, magari con Pidgeot prendi una sola carta e non ti basta. Ma se usi Bibarel, arrivi a 5 carte in mano, e poi usi anche Pidgeot, fai quello che vuoi. Il tuo avversario, se mette KO Bibarel, vuol dire che non ti mette KO Charizard. Veramente, penso che tutto questo funzioni così bene grazie ai Puffin del cuore, per cui tu quindi riesci sempre a riempirti la panchina con grande facilità. Quando c'erano i super passi plot, magari non riuscivi perché dovevi usare per forza il primo turno. Tu non hai fretta di settare Bibarel al secondo turno. Con calma, se riesci bene. Questo Pokéstop mi è piaciuto. Vediamo, allora, Jake non penso che possa mettere KO Charizard in un attacco, perché avevo fatto il calcolo una volta, secondo me o non ci arriva o deve tipo rimanere con una carta nel mazzo per riuscire a fare abbastanza danni. Tra l'altro il matchup Ancient Box contro Charizard non l'ho ancora testato bene, secondo me è a favore di Charizard. Se Jake, io non capisco perché non ha fatto quel KO prima. Non riesco veramente a capire per quale motivo non abbia fatto il KO. Anche perché davvero, cioè, quei dadi che sta mettendo lì, io do per scontato che siano dadi che indichino quante carte tempo passato negli scarti. Magari in realtà... No, ma perché dovrebbe avere quei dadi? Ha pure cambiato i numeri, per forza quello. Cioè, lui ora dovrebbe fare 250 danni, perché ha 18 carte negli scarti, quindi sono 250. Bah, vediamo. Sono molto curioso. La cosa bella di quando escono le carte nuove, di quando c'è anche la rotazione, è che i primi tornei, certi mazzi li vedi veramente la prima volta in azione. Come a settembre-ottobre scorso vedevamo per le prime volte Charizard, mentre adesso comunque lo conosciamo a memoria. Adesso sono le prime volte che vediamo Ancient Box in azione.
Quindi anche io in questo momento sto vedendo questo mazzo e sto scoprendo effettivamente quanto è forte, perché è il secondo torneo in cui lo si è potuto giocare. Qui countercatcher su Bibarel, quindi vediamo l'intenzione forse di Jake di cercare di bloccare un po' il motore di consistenza del suo avversario. Magari non voleva fare quel KO subito per poter utilizzare il countercatcher, però comunque non lo so, continuo a non essere troppo convinto. Credo che Liam abbia preso un Poffin, possibile. Ho velocizzato il video, ma gioca piuttosto velocemente Liam, mi sa, perché ogni volta che prende le carte non faccio in tempo a vederle. No, ha preso Kissara invece. Interessante una Kissara fin da subito, quando Jake ha ancora 5 premi da prendere. Perché Jake ha solamente Greninja come peschino, ma le energie che gioca sono pochissime, quindi è difficile che comunque dopo una Kissara da poche carte veda un'energia, e magari deve assegnarla in realtà. Quindi fare Kissara o Petra a fine partita è molto efficace contro Ancient Box. Uno dei motivi per cui Ancient Box in realtà mi piace, ma fino a un certo punto. Ho l'impressione che soffra troppo l'End Disruption a un certo punto della partita. Poffin, Bidoof torna in gioco, quindi la giocata di Jake in questo momento sembra che non sarà utilissima. Tanto c'è anche un Charmeleon, mi piace vedere un Charmeleon in gioco perché molto più spesso adesso stiamo vedendo i macchinari tecnici di involuzione, e cioè devolvere due Charizard e un Pidgeot insieme vuol dire far buttare tre caramelle rare, e se non si sta attenti si rischia veramente di perdere la partita per una cosa del genere. Ah, ho capito forse per quale motivo Jake non ha voluto fare il KO, perché non voleva permettere a Charizard di fare subito il KO su Luna Ruggente, perché sennò faceva solo 180 randi. Non lo so, continuo a non essere convinto, cioè per me è talmente bello poter pescare due premi regalati così e poi fare countercatcher su PG o pescare altri due premi, che non riesco veramente a capire quella scelta di prima. Davvero spero che qualcuno nel frattempo, durante questo video, abbia commentato spiegandomi questa mossa, perché probabilmente commentando io velocemente adesso così magari mi è sfuggito qualcosa, anche se non riesco veramente a immaginare cosa. Quindi siamo a 200 danni, quindi 270 in questo momento. Mi piace che Jake tenga il conto così, perché è comodo per lui, è comodo per il suo avversario che non deve stare a contare le carte ogni volta, ed è comodo anche per noi da casa che sappiamo quanti danni può fare. Infatti secondo me, questa cosa l'ho detta ancora un'altra volta, dovrebbero modificare il contatore Lost Zone in alto a destra sotto la faccia di Jake. Nel caso di questi mazzi qua, mettere il contatore con le carte tempo passato negli scarti, perché chi se ne frega se Jake ha una carta e non l'ha perduta adesso. Ci interessa sapere quante carte ha negli scarti e che siano carte tempo passato. Countercatcher di nuovo, e stavolta c'è il KO su Pidgeot, e mi piace questa mossa. Ok, vediamo. Ma può darsi che lui abbia testato molto il matchup e abbia capito che il modo migliore per vincere è cercare di mettere KO il motore di quel mazzo. Però non gioca Petra o Kissara in teoria Jake, quindi non lo so. In tutto questo, cioè, se metti KO Pidgeot, comunque Charizard rimane in gioco. Quindi anche se Liam non può andarsi a prendere le carte che vuole, comunque attacca. Vediamo, Ultra Ball prende un Charizard. Vediamo se ha la caramella rara o se evolve Charmeleon. Ok, evolve Charmeleon, si prende un po' di energie. Vediamo, una carta in mano, Bibarel, wow. Niente male. Niente male, vediamo se c'è un Poffin per prendere un Pidgey e settare Pidgeot il turno dopo per rendere completamente inutile tutto quello che sta facendo Jake. Jake ha tipo 5-6 carte nel mazzo. Infatti un errore che secondo me è facile fare con quel mazzo lì è finire le carte del mazzo troppo in fretta. Perché davvero, cioè, l'esploratore, cioè, ti fa togliere 6 carte dal mazzo così. Pokestop altre 3, Greninja altre 2. In un attimo veramente finisci il mazzo.
cosa ha preso? Vediamo. Ha preso alla Ultra Ball. Devo dire che anche Liam sta sfoltendo molto il mazzo. Due Charmeleon, interessante. Questa è una cosa che, per esempio, la lista di Tord non aveva. E la maggior parte delle liste in realtà non ha al momento. Chi sarà? Jake pescherà tre carte. In questo momento Jake non ha in gioco Pokémon carichi. Quindi se non trova Olim e un'energia, potrebbe anche missare l'attacco al prossimo turno. E ora sì che iniziano ad essere efficaci le Kissara da parte di Liam. Vediamo, c'è un blocco amici. Ah, esploratore, attenzione. Jake potrebbe missare l'attacco. Top deck. Aia. Jake misserà l'attacco. Perché sì, può usare il blocco amici per rimischiare due Sada, ma con poche stop non può prenderle, anzi le riscarterebbe. Ah beh certo, può usare Greninja perché ha due energie in mano. Comincia col poche stop, vediamo. Scarta due carte che non sono Olim, però ha tipo tre carte nel mazzo, e se usa Olim finisce le carte nel mazzo. Ora può rimischiare due Olim, usare Greninja e probabilmente pesca, però... Come fa a settare altri attaccanti senza finirsi il mazzo? Ha tre carte nel mazzo. Due le pesca con Greninja, tre le pesca con Sada, ha finito la partita. Tra l'altro farebbe 330 danni in questo momento Jake. Quindi evidentemente è fattibile arrivare a fare tutti quei danni. Certo, ora sta rimischiando due carte, quindi farà 20 danni in meno. Ne rimischia una sola, perché si rende conto anche lui che... No, beh, in realtà, perché ne rimischia una sola, scusa? Cioè, hai l'opportunità di avere più carte nel mazzo. Comunque un Pidgeot V io quasi quasi lo giocherei in questo mazzo, perché sembra veramente semplice... finire la carta del mazzo. Ah, io ha missato. Avrei perso comunque. Non avrei più avuto carte nel mazzo utilizzando Sada. Quindi secondo me non cambiava niente. Io credo che in questo momento nel suo mazzo ci siano tre carte. E giocando Sada le avrebbe pescate tutte. Allora, c'era un super amo in effetti. E rimischiava tre carte. Però poi metti capo Charizard. E come lo setti l'ultimo Coraidon? Vedete, anch'io io pensavo che fosse un mazzo facile questo. In realtà non è un mazzo facile da giocare. Bisogna stare attentissimi alla gestione delle risorse. Allora, in ogni mazzo devi stare attento alla gestione delle risorse. Ma in questo mi sembra particolarmente difficile. Io prendo il maglioncino intanto perché ero accaldato, arrivato a casa, adesso invece no. Quindi intanto che loro mescolano il mazzo, io metto il mio maglioncino. Non lo so ragazzi, sinceramente io non voglio mettere in discussione più di tanto le scelte di un giocatore che è arrivato in finale a un turno di più di 2000 persone, perché ci mancherebbe, però ci sono state delle cose che non mi sono piaciute granché in questa partita. Cioè quel KO che non ha fatto su Rotom non mi è piaciuto, quel counter catcher su Bibarel non mi è piaciuto. Non lo so, va bene, volevi utilizzare i counter catcher, ci sta, però... Cioè, non mi sembra un buon motivo per cui giocare in questo modo, non lo so. Cioè, secondo me Liam è sempre stato in grandissimo vantaggio tutta la partita. E oltretutto, Jake è arrivato con... cioè, che avrebbe finito le carte del mazzo. E penso che quando padroneggi un mazzo del genere, non arrivi a fine partita che finisce le carte del mazzo. Quindi secondo me è un mazzo appena uscito questo qua, quindi ci sta che ancora... Cioè, persino chi arriva in finale magari non lo giochi benissimissimo. Secondo me ci sarà qualcosina che poteva fare diversamente. Poi magari avrebbe perso lo stesso. Però non lo so, perché era partito anche bene. Comunque, abbiamo Bibarel nei premi, quindi ok. E basta. Cioè, di particolarmente rilevante direi solo questo. Ci sono un po' di risorse per riempirsi la panchina, quindi sia un Poffin sia due Pokémon base, però... Niente di che. E la cosa bella del mazzo di Jake è che gioca talmente tante carte in quattro copie che i premi non sono quasi mai veramente brutti. Cioè sono più che altro le carte aiuto che non vuoi avere nei premi. Liam comunque partito di Pidgey e ha un Poffin, quindi problema risolto. C'è anche una Minor Ball in mano.
Mi sembra che la sua sia un'ottima partenza. Ora si accorgerà che non c'è Bibarel, quindi magari Bidouf non c'è fretta a riprenderlo. Però comunque io fossi lui lo metterei in gioco il prima possibile, così appena pesca Bibarel dei premi lo evolve. Tanto Liam penso che sia giovanissimo, secondo me è un nuovo master che era senior l'anno scorso, perché sembra veramente giovanissimo. Quando lo inquadrano zoomato mi sembra veramente molto molto giovane. Minerball direi per Rotom, visto che è partito per primo. Ecco, immagino quindi che Jake, ecco, se ha fatto partire per primo Liam è perché si aspetta di poter attaccare il primo turno, evidentemente, perché ok che giochi un mazzo che dipende molto dalle carte aiuto, però far andare per primo un mazzo con dei Pokémon evoluzione vuol dire veramente dargli un grosso vantaggio. Quindi se Jake desse per scontato che il primo turno non attacca, secondo me dovrebbe comunque andare per primo. Se ha fatto così invece è perché magari dice ok, io a volte riesco ad attaccare al primo turno e metto un sacco di pressione sul mazzo dell'avversario. Quindi cioè, se adesso Jake dovesse riuscire a mettere KO Pidgey o con Luna Ruggente o con Coraidon, diciamo sarebbe una bella giocata, eh. Anche perché l'altro Pidgey è nei premi, insieme a Bibarel, quindi vuol dire che Liam rimarrebbe senza motore praticamente per un po' di tempo. Due energie buio. Si prende Greninja, quindi ci sta. Vediamo se ha trovato qualcosa. C'è Luna Ruggente, molto bene. Un altro Luna Ruggente. Sada per due... No, una sola. Calchio, peccato. Vediamo. Energia dalla mano. Manca solamente il modo per ritirare, eh? Quindi ci siamo quasi. In realtà, davvero, non è difficile attaccare al primo turno con questo mazzo, eh. Poi, magari non è l'obiettivo principale, quindi alcune carte vengono giocate anche se non servono ad attaccare al primo turno. Banalmente, basterebbe giocare uno Squawkabilly in un mazzo del genere, per riuscire a forzare di più il fatto di attaccare al primo turno. Tra l'altro una cosa che ho notato è che veramente non vedo mai attaccare di Coraidon quando ho visto queste partite, quindi ok, sì, Coraidon è forte, ti fa comodo fare più danni con Roaring Moon. Mi chiedo effettivamente quanto sia utile giocare Coraidon, cioè se non abbia quasi più senso giocare una sorta di Turbo Luna Ruggente e quindi non essere vincolati dal fatto che tu vuoi avere in gioco più Pokémon tempo passato possibile, perché Coraidon è forte quando non hai altri Pokémon in panchina, ma solamente Pokémon tempo passato. Quindi è possibile che col passare del tempo questo mazzo cambi un po' e magari abbia sempre meno Coraidon, perché veramente cioè Jake ha messo in gioco tre Luna Ruggente. Lo stesso Crinerato che vediamo in quattro copie, mi chiedo se effettivamente abbia senso giocarlo in così tante copie. Cioè, se è per avere tante carte tempo passato, ok. Però, boh, cioè per dire, io sinceramente un Luna Ruggente EX lo giocherei anche in questo mazzo. Cioè, considerando che comunque non è difficile caricare i Pokémon e che secondo me un paio di distintivi oscuri si potrebbero giocare, visto che sennò hai solamente Sada per caricare i tuoi attaccanti e subisci un KO a turno, quindi magari a volte non riesci neanche a star dietro ai KO che subisci. Ma, cioè, come attaccante di fine partita, giocare un attacco di Luna Ruggente non ci vedo assolutamente niente di male. Attenzione, abbiamo un attacco da parte di Pidgeot, interessante questa scelta. Non so bene che vantaggio possa dare una giocata di questo tipo. Forse il fatto che comunque Jake vorrebbe mettere KO Pidgeot in un solo attacco a un certo punto della partita e quindi obbligando... cioè, Liam obbligando Jake ad attaccare Pidgeot adesso, se poi Jake vuole mettere KO Pidgeot deve comunque fare due attacchi per farlo. Mentre Charizard lo metteresse KO comunque in due attacchi. Quindi può darsi che sia un calcolo legato a questo. Siamo a 150 danni. Tamburo sveglia da 3. Peccato, non sono ancora riuscito a vedere una Tamburo sveglia da 6 carte finora.
Perché comunque col fatto che non puoi prendere con i Buddy Puffy in questi Pokémon, non è così semplice riempirsi la panchina in fretta, eh. Sono 60 anni. Va bene, dai, ci sta. Caramellara Charizard, eccoci qua. Siamo al terzo turno, Liam ha in gioco due Charizard e un Pidgeot. Ragazzi, Charizard è a tutti gli effetti il mazzo più forte del formato in questo momento, eh. Arriviamo da un periodo in cui era tra i più forti, ma non il più forte. C'era anche Mew, che era molto forte, Giratina, tanti mazzi che erano forti, anche Cempao. Adesso, secondo me, è giusto riconoscere che Charizard è il mazzo più forte di tutti. Che non significa che vincerà sempre tutti i tornei, che non significa che se non giochi quello perdi, ma che è più forte degli altri. E in questo momento non ci sono mazzi che riescono a battere con grande regolarità Charizard. Va di Poffi, vediamo cosa prende. Bidoof. Arriva anche un Charizard lucente che comunque ci sta a giocarlo, è un buon attaccante. Adesso mette attivo Charizard. Ha macerie dello stadio, ma direi che non è il caso di giocarla. Cioè, in realtà potrebbe per scartare Rotom. Anzi, io quasi quasi lo farei anche. Ha 180 danni senza fare il KO, bruttissimo. Però è anche vero che il prossimo turno può utilizzare Aspiratore Perduto, pescare il premio e poi fare un altro attacco, quindi... non è che per forza ha buttato un turno d'attacco, diciamo. Però fa strano vedere Charizard che non riesce a mettere KO un Pokémon da un premio. Più che altro Jake adesso ha un pochettino più di tempo per settare altri Pokémon e non rischiare di rimanere senza attaccanti carichi, quindi è sicuramente, cioè sicuramente gli fa comodo questa cosa. Esploratore, vediamo che cosa scarta. A me sembrano tutte carte belle quelle. Io fossi lui, davvero, cioè, non saprei cosa prendere. Sono tutte carte belle. Qui ci vorrebbe un bel contrachiappa Pokémon, forse. Per cercare di fare un KO in panchina, magari su Pidgeot. Sì, un bel KO su Pidgeot non sarebbe male. Eccolo lì, eccolo. Però vedete? Adesso vediamo se avrebbe fatto il KO in un attacco, perché se l'avrebbe fatto vuol dire che ha praticamente buttato un attacco prima, anche se non sembra. Sembra fare solo 180 danni adesso, quindi in realtà ci sta. Ora è Liam che potrebbe utilizzare contrachiappa Pokémon, che boh, vediamo se ha senso farlo. Ah, intanto non può prendere l'aspiratore perduto adesso, quindi sì, direi che ha senso usare contrachiappa Pokémon per vedere se magari riuscirà a pescare l'aspiratore perduto, magari con le carte aiuto, vabbè, con Bibere non ancora perché nei premi. Però ecco, mettere KO un urgente attaccando adesso, secondo me, cioè non va bene, perché vuol dire che tu hai fatto due attacchi per pescare un premio, mentre Jake ha fatto due attacchi per pescare due premi. Vediamo, Pokégear. Ah, boss su Greninja, ci sta. Quindi non c'era il contrachiappa Pokémon, ero convinto di averlo visto, invece no. KO, ci sta il KO su Greninja comunque, eh? È l'unico motore che ha Jake, quindi ci sta. Penso che Liam sperasse di pescare Bibere dai premi, ma non l'ha pescato, quindi in questo momento non è il massimo. Ecco, quel Charmander sinceramente non l'avrei giocato, perché comunque i due Charizard in gioco carichi, quindi probabilmente non te ne servirà un terzo. E se dai premi avesse pescato Pidgey, avrei potuto metterlo in gioco, mentre così non può. Quindi io qui sinceramente Charmander non l'avrei giocato. Tanto siamo a 180, no, 120, 190 danni. Qui secondo me una bella giocata sarebbe stata, non so, boss su Rotom e poi passare il resto della partita a finire le carte del mazzo per provare a mettere KO un Charizard, però non è semplice. Ha pescato Bibarel, attenzione.
Allora, stavolta Jake non mi sembra messo malissimo comunque, eh. Cioè, non è messo bene, ma perché appunto secondo me il matchup è veramente complicato. Però non è messo malissimo. È anche vero che se fa un attacco su quel Charizard, perde un turno. Perché lui adesso per vincere deve mettere KO il Charizard in panchina e Rotom. E con due attacchi vince. Attaccare quel Charizard vuol dire che deve fare tre attacchi per vincere. Contra K Pokémon mi piace questa mossa. Mi piace tantissimo. Ok, quindi in questo momento Jake deve pensare o a trovare un boss che sta rimischiando adesso da mettere KO Rotom, come anche i commentatori evidentemente stanno dicendo, oppure veramente, cioè, finire le carte nel mazzo, arrivare a fare 330 danni su Charizard, però nel senso, non è facile, eh. Prima ce l'ha riuscito. Però ecco, in questo caso avrebbe senso perché tu dici, ok, è l'ultimo attacco, poi vinco la partita, allora ok, resto con zero carte nel mazzo. Prima invece non aveva abbastanza risorse per poi fare altri attacchi, doveva fare ancora due attacchi, perché ha perso con tre premi rimanenti, non poteva pescare tre premi in un attacco. Mindro Ball, vediamo, peso Greninja, forse, non l'ho visto, sì. Il mazzo devo dire che è molto piccolo, eh. Però forse non abbastanza da pensare di fare un KO grosso il prossimo turno, però c'è cioè un esploratore, è un inizio senz'altro, eh. Due carte, c'è il boss, attenzione, attenzione, KO, in questo momento se Liam non scarta Rotom come cede dello stadio e non usa cose come Kissara o Petra, Jake vince il prossimo turno. È arrivato Bibarel, tre carte, vediamo, c'è una Kissara o sbaglio? Sì, aspiratore perduto, eccoci qua, qui c'è il KO. Questo prima o poi sapevamo che avrebbe fatto questa mossa. No, ehi, cosa fai? Turo. Perché ha fatto vedere il boss? Era convinto di aver vinto? Non aveva ancora utilizzato la carta aiuto, Liam. Qui si è fatto prendere probabilmente dall'emozione, dal fatto di dire, cavolo, ho vinto. E adesso, vediamo, adesso non vince. Non può pescare, no, può pescare due premi adesso, però non penso possa arrivare a fare tutti quei danni. 180, 250, come fa a scartare 8 carte? Non so neanche se ci sono 8 carte, guardate, non ci sono neanche 8 carte che vanno bene adesso. Non può arrivare a fare il KO su Charizard. Non può arrivarci, perché ha troppe carte in mano, forse anche quello è il problema, eh. Perché molte sono in mano, sì, e quanto pare non riesce a usarle, magari non ha le ultra per scartarle. Per forza esploratore qua. Allora qui c'è anche tra l'altro il recupero che sta prendendo, perché è una carta non tempo passato, quindi non ti interessa scartarla, ma che ti fa scartare carte, quindi era un'ottima carta da trovare adesso. Ah, c'è un dado fuori, quindi non riesco a capire. Penso che abbia scartato 4 carte. Forse ora ne scarta altre 2, ma ne mancano ancora 2. Minor Ball. No, c'è una capsula. Sai che secondo me usando il recupero di energia mi resta per 20 danni, non vince la partita adesso? $190, $220, $290, $300. Che spettacolo, ragazzi. Ma ci saranno altre carte a tempo passato che si possono giocare per non arrivare proprio così misurati a fine partita? 320, raga. Questi sono 320 danni, eh. Allora 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25. Sono 320 danni. Per 10 danni non sta vincendo questa partita. Per 10 danni. Ha in mano, avrebbe in mano la carta con cui fare. No, non ce l'ha. Ha solamente energie, superami. È l'ultima carta del mazzo. Ah, e ora la scarta. E ora ha vinto, quindi, no? Così ha vinto.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 250, no, 320, ho sbagliato a contarne una. Mi sembra 320 adesso. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 320, no, erano 310 prima. Per 10 danni? Complimenti a Liam, complimenti a Liam che vince questo torneo. Allora, devo dire, piuttosto facilmente, non mi è sembrato faticare moltissimo per fare queste partite, il suo mazzo ha girato molto bene, lui ha giocato molto bene, ha fatto veramente delle bellissime giocate, anche se io devo dire che la cosa che mi ha colpito di più è stato il mazzo di, mi sono già dimenticato il nome, di Jake, perché sinceramente, allora, non l'avevo mai testato approfonditamente, non pensavo che si potesse pensare di arrivare a fare un KO su Charizard da fine partita, mentre lui entrambe le partite è arrivato a poter fare quel KO. Poi non è semplice comunque, però mi mette veramente voglia di provare a capire se si può riuscire con più facilità a fare questo KO, perché è un mazzo single prize questo, quindi se riesce ad essere consistente e a mantenere il ritmo contro mazzi come Charizard, matematicamente vince. Perché se Charizard pesca un premio con un attacco e tu ne peschi due con un attacco, se però tu vali un premio, è chiaro che vinci alla fine. Tu vinci con tre attacchi, Charizard con sei attacchi. Molto interessante. Ragazzi, ripeto quello che dicevo anche nei video precedenti. Secondo me Ancient Box, appena viene rifinita bene la lista, diventa un mazzo veramente, veramente competitivo. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!